necessità, perché da una parte c'è il potenziamento del servizio per il decoro urbano, ma dall'altra parte c'è anche l'assunzione di 18 persone per assolvere questo servizio. Sì, è una bella notizia. Noi abbiamo lavorato in questi mesi in maniera molto assidua con Prica, che è la società che per conto del comune fa lo spazzamento e la pulizia della città. Abbiamo ritenuto di dover sottoporre ad Aprica un decisivo miglioramento del servizio. E questo miglioramento del servizio riguarderà in particolare le aree verdi, la pulizia delle aree verdi, degli sparti traffico, delle rotonde, dei camminamenti con rosetti o con abbellimenti lungo i marciapiedi, un potenziamento del servizio festivo. E credo che dobbiamo lavorare per avere una città decisamente pulita, una città esemplare, come le città sono le città del nord Europa, e con Aprica abbiamo lavorato in questa direzione. È stato un lavoro faticoso di limatura del contratto di servizio, siamo arrivati ad un integrativo del contratto di servizio a pari costo, perché siamo andati a contestare alcune voci che prima venivano pagate, secondo noi, in maniera ingiustificata, e in compenso abbiamo chiesto un miglioramento del servizio. Questo porterà con sé 18 nuovi operatori ecologici che faranno il lavoro manuale, perché è quello che in particolare manca nella nostra città, che vuol dire quasi il 20% in più della forza lavoro che attualmente è impegnata in Aprica per i lavori di pulizia.